Buongiorno a tutti, siamo sintonizzati con 6:30, la trasmissione sportiva è con noi il decano degli arbitri sardi, Damiano Uda. È qualche settimana che ormai manchiamo dagli schermi per un'influenza. A questo punto facciamo un po' l'analisi un po' triste di questo momento del Cagliari. Mi dica due parole, che cosa sta succedendo? Allora, il Cagliari è partito bene, ha fatto 13 risultati utili e adesso si è un po' inceppato. Sono 10 Poi, negativi. negativi. Adesso il signor Maran, come lui è un ingegnere, perché è un ingegnere del calcio, sta cercando di trovare il guasto. Speriamo che lo trovi alquanto più presto e penso che quando il Cagliari si sbloccherà con una bella vittoria, ritroverà il Cagliari temibile, perché la squadra c'è, i giocatori ce li ha. Maran adesso deve cercare il punto del guasto, quando lo troverà, lo aggiusterà. Però il Cagliari si deve mettere in testa che deve giocare la classifica, non la deve guardare, deve giocare con la mentalità che giocava ai primi del campionato, andare sulla squadra e attaccarla dal primo all'ultimo. Non ci deve essere il rilassamento in campo. Non devono avere paura perché tutte le squadre sono uguali. Bene, ieri Verona Cagliari è stata rinviata. Adesso due parole su questa situazione virale che c'è in Italia. Secondo lei, noi che viviamo in un'isola, siamo avvantaggiati o svantaggiati? Probabilmente noi siamo avvantaggiati. Speriamo che qui questo virus non venga. Perché se dovesse venire qui, speriamo che la Madonna di Bonaria ci liberi. È una cosa molto, molto, molto pericolosa Lei ne questo sa coronavirus. qualcosa di questo virus? È un virus, secondo me, molto, ma molto pericoloso. Dicono i medici, però non dovete preoccuparvi, se dovete solamente lavare le mani, pulirvi prima di mangiare, soprattutto igiene, e disinfettare anche le cose di casa con ammucchina e altri disinfettanti. Dobbiamo ascoltare quello che dice il professor Pregliasco, ascoltiamo lui, tutte le cose vanno bene. Ho capito, adesso la prossima partita, quando giocherà Verona Cagliari? Questo non si sa, sarà il Ministero dell'Interno, il Ministero della Sanità a decidere. Secondo Perché lei. siamo in stato di emergenza, c'è questo decreto che sospende, e anche la Federcalcio deve sottostare C'è a la questo decreto. proposta del sindaco di Cagliari di fare tutte le partite in casa. Secondo lei verrà accettata dalla FIGC? No, 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 non si può accettare perché il campionato è dentro, fuori e casa, fuori e casa. Sarà quando cesserà questa pandemia, Emergenza. questa, possiamo dire, influenza, si ritornerà a giocare. Ok, salutiamo. Salutiamo tutti e come bene augurale alla coda del mio saluto. Sentiamo lo scherzo che è andato dal grande tenore Serafino Muro di Serfalio. L'augurio del Cagliari che da Rosa Cantai un secondo scudetto. Viva Vidiolina, viva Vittorio Sanna, ciao!